Buonasera amici di Nova News 24, questa sera arriva una notizia bomba, arriva proprio dai social quando Sophie Codegoni e Alessandro Basciano postano una foto e la foto ritrae proprio Sophie e Alessandro alla prima ecografia, quindi questo svela che Sophie Codegoni è incinta. I due stanno insieme da meno di un anno, ma sul red carpet dello scorso Festival di Venezia lui le ha già fatto la proposta di matrimonio. Sophie Codegoni è incinta, l'ex tronista di Uomini e Donne aspetta un bambino da Alessandro, quindi conosciuto l'anno scorso al Grande Fratello VIP, l'annuncio su Instagram con un video che mostra i momenti più emozionanti dell'ecografia fatta dalla futura mamma. Codegoni e Basciano stanno insieme da meno di un anno, ma come detto sul red carpet c'è stata questa proposta che è diventata international, ora un figlio a suggellare quello che sembrava già un grande amore. Sophie Codegoni scrive: voi credete nel destino? E lei conferma quindi di essere incinta. 17-12-21, la prima volta che il mio sguardo si incrociò con il tuo, ovviamente la dedica ad Alessandro, da lì capì che con te avrei potuto condividere la mia vita. La lunga dedica prosegue nel ricordo delle mille avversità e dei mille ostacoli vissuti insieme durante il programma e alla fine superati. Sembrava che tutto fosse contro noi, ma noi, nonostante ciò, credevamo nell'amore. Quell'amore che ci ha portato a pensare nello stesso modo, a condividere tutto e a viaggiare sempre più uniti nella stessa direzione. Quell'amore che oggi ci ha portato la felicità più grande che potessimo provare. E adesso che dire? La tua mamma e il tuo papà ti stanno aspettando, se la gioia e l'emozione più grande che ci potesse capitare. Ti amiamo, puntino. Sì, ci piace chiamarti così, conclude Sophie Codegoni. Basciagoni non sono la prima coppia nata al Grande Fratello VIP che hanno fatto un figlio. Clizia e Paolo Chavarro sono la dimostrazione che Alfonso Signorini ha unito tantissime coppie ed ha anche battezzato il loro figlio ed è lui in versione Cupido. Intanto amici di Nova News 24, diteci cosa ne pensate di questa notizia, che è sicuramente un fulmine a ciel sereno, ma dà tanta gioia ai neogenitori. Diteci cosa ne pensate, intanto se vi è piaciuto questo articolo mettete il pollice in su e seguiteci sempre su Nova News 24.